Salve a tutti e benvenuti su Corsi Digitali, il canale che realizza tutorial e tutti quei software che riguardano la grafica. Allora, continuiamo il disegno di Scorpio. Quindi andiamo ad aggiustare un po' questa parte. Perché mi sono reso conto di averlo fatto un po' troppo. Diciamo la posa non proprio come la volevo. Quindi abbiamo cambiato un po' la forma, anche il braccio. Anzi, da questo punto mi sembra un po' troppo lungo. Diciamo così. E anche questo. Andiamo a cambiare un po'. Ok, forse la testa un altro po' più bassa magari. Ecco qui. Perfetto, a questo punto dobbiamo andare a costruire un po', diciamo, i muscoli più o meno, cioè dobbiamo dare la forma. Allora, ho creato un nuovo livello, diminuiamo l'opacità del livello del disegno che abbiamo appena fatto e quindi andiamo a disegnare. Allora, per quanto riguarda la faccia, diminuisco un po' l'ampiezza del pennello, portata a 20. Magari posso anche zoomare un po'. E quindi diciamo che qui ci sarà un occhio. Del genere. La testa è più o meno così. Ok, perfetto. Questo. Ok, una volta che abbiamo realizzato questa testa, possiamo andare definire le braccia. Sto lavorando ancora in maniera abbastanza stilizzata. Qui c'è il cinturone. Qui abbiamo l'altra spalla.
cinturone un po' più alto. Ok. Adesso andiamo a disegnare a mano. E poi qui andiamo a realizzare l'altra spallina. Prima di invertire, ecco, guardate, quando vado ad invertire è come se escono fuori alcuni difetti che non riuscivamo a vedere prima. Infatti abbiamo notato che questa spallina era molto più grande di quest'altra. Infine facciamo questo piede. Andiamo a vedere un po' la posa, come sta andando. E infine facciamo quest'altro braccio. Allora, vediamo un po'. Ok, questo braccio effettivamente è un po' troppo grande.
Invece quest'altro mi sembra un po' troppo, diciamo, più magro. Grosso modo abbiamo fatto il disegno, diciamo, base. Ora è inutile andare ad aggiungere tanti dettagli perché quelli verranno aggiunti dopo, quindi per ora ci conviene concentrarci più sulle proporzioni. Infatti, secondo me possiamo eliminare anche il livello quello diciamo degli stick e andare le gambe un po' più lunghe. Conviene fare spesso questo tipo di cerchi perché ci danno più o meno l'idea di come si sta muovendo il nostro personaggio, quindi delle curve. Possiamo utilizzare anche filtro fluidifica. Possiamo andare a correggere quindi alcuni punti ginocchio, magari era meglio più. Abbiamo allargato un po' i muscoli della coscia. Ok, allora il nostro schizzo è pronto e quindi adesso andremo man mano a dettagliare sempre di più il nostro disegno fino a riuscire a ottenere comunque un qualcosa di semi-realistico. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete mi piace, commentate e iscrivetevi. Ciao ciao!